Allora, buonasera a tutti carissimi miei telefono spettatori. Sono tornata, ahimè, per l'ultima serata del Conca Music Fest e infatti stasera non vi faremo vedere nessuno del terzo millennio, perché secondo me vi abbiamo anche abbastanza stressato con tutti i membri, ma iniziamo con quella che è la band di punta della serata del Conca Music Fest, ovvero i miei migliori complimenti. Ciao. Salutate ragazzi. Allora, facciamo una breve intervista anche per farveli conoscere meglio a voi, se verrete a vederli stasera. Allora, innanzitutto il nome è interessantissimo, magari ve lo chiedono tutti, sì. Ma perché la scelta di questo nome? Perché vogliamo mandare dei messaggi positivi, dei messaggi che sono vicini all'amore, e fare i complimenti, ricevere i complimenti è sempre qualcosa di bello. Sta inventando. Cioè, te rispondi sempre in maniera diversa, esatto, a questa domanda. Sì, non ha alcun senso questo nome, raga, è solo lungo, difficile, però è bello, ti rimane un po' in testa. È vero. E c'è quando... qualcosa da aggiungere? Otto, qualcosa da aggiungere? Direi uno schema. E quando è nato questo, quanti anni fa è nato questo progetto? L'idea è un'idea di 4 anni fa, 2015, che poi si è concretizzata negli anni successivi, diciamo. È dal 2017 che stiamo, diciamo, mettendo le cose un po'. Quindi sono due annetti che, sì, che lavorate. E quanta fatica avete dovuto fare prima di riuscire a lavorare in una maniera giusta dal punto di vista artistico, prima di affermarvi quasi seriamente? Quindi stai dando per scontato che stiamo lavorando in una maniera giusta? No, io penso, credo, spero. Per scontato che stiamo lavorando. Esatto. Evidentemente, cioè, credo tanto, ma come una cosa che credo che sia per tutti così. Cioè, bisogna metterci impegno nel fare le cose, costanza e vabbè, il cuore. Anche un caso particolare, nel senso che abbiamo un'etichetta nostra, una roba, cioè, è più difficile. È ancora più difficile, esatto. Però è anche più bello, cioè, facciamo anche un po' quello che ci pare. Insomma. E la vostra personale passione per la musica quando nasce? Mia nonna in montagna, quando ero piccolissimo, che mi insegna a cantare le canzoni degli alpini. Addirittura? No, a me non piace la musica. Non okay. Va bene. Allora, quali sono gli appuntamenti futuri ai quali vi possiamo seguire? Pagine di riferimento, insomma, per avere vostre informazioni? Allora, sulla nostra pagina Instagram trovate tutto. Si chiama I miei migliori complimenti. Strano. E anche Facebook, teniamo anche aggiornata. Le prossime date sono settimana prossima, venerdì, a Piacenza. Correggimi se sbaglio. No, è due. No, due. Ora, 5, consultando 5, la pagina 5, per vedere se 5, quali 5, sono 5, le prossime. Piacenza, che giorno? Il 5, che è venerdì, è settimana prossima, avevo ragione. Roma 10, Grate, Brianza, vabbè, poi le vedete tutte e potete... E invece le aspettative per questa sera, visto che questo è un piccolo festival? Ma sappiamo che la Toscana è sempre stata molto calorosa con noi, quindi ci aspettiamo... Io ho un'aspettativa sui peach ragù, che è elevatissima. E sarà... rispecchierà assolutamente le tue aspettative. Allora, salutate per stasera, noi vi auguriamo merda, tanto saremo qui a vedervi, e voi, mi raccomando, siete indecisi, venite a vedere i miei migliori complimenti. Ragazzi, a cena, potete andare. Grazie, ciao. Ciao. Allora, noi contemporaneamente, mentre loro se ne vanno, vi ricordiamo quelle che sono tutte le possibilità del Conca Music Fest, quindi voi potete assolutamente venire, usufruire della zona ristorante, fare il buono, c'è il menù, ci sono un sacco di cose. In più le bancarelle, e dopo nel post serata ve l'abbiamo fatta vedere tantissime volte la zona post serata in cui potete ascoltare le band, bere birra, bere alcolici, panini, piadine, c'è di tutto. E c'è Francesca, è tornata, guardate che casualità. Sì, tutte le sere io sono qui con voi, ormai siamo diventati... Mi ricorda. Francesca, com'è andata ieri sera? Perché non so se c'eravate voi, ma noi c'eravamo, è stata una... Allora, infatti volevo parlarvi proprio un po' di ieri sera. Guarda, ieri sera è stata una serata veramente fantastica. Cioè, abbiamo fatto... la piazza era piena, vederla in quel modo dà veramente soddisfazione. Sia a noi che organizziamo, perché comunque tutto l'impegno che ci mettiamo, tutto, cioè, da febbraio, da quando ne si inizia, insomma, a pensare alla festa... E ritrovarsi con una piazza così, insomma, è veramente, veramente bello, sì. Quindi ringraziamolo chi c'era ieri sera, perché... Sì, grazie a tutti, e ovviamente vi aspettiamo anche stasera, perché è la serata finale. Chiudiamo in bellezza questo Conca. E niente, però stasera ci sono due band altrettanto. Infatti, una l'abbiamo presentata e l'altra stanno arrivando. Eccoli. Allora, venite ragazzi, venite qui vicino a noi. Vicini. Allora, ciao ragazzi,
Ciao. Ciao. Siamo ciao. In diretta. Ciao. Però baciatemi ciao. Se volete. Ciao. Baciatemi pure. Il pubblico di Facebook. Facebook. Della Val di Chiana. Della Val di Chiana. Sì. Voi siete di Firenze, il Facebook della Val di Chiana, cioè non di tutta la Val di Chiana, però di una gran parte di Val di Chiana, sì. La parte più bella della Val di Chiana, credo. Certo. Allora, voi siete i Frigo. Noi siamo i Frigo. Allora, la prima domanda che vi voglio fare è questa: perché questo nome? Perché? Perché? Ora verrebbe da dire perché fa caldo e quindi ci sta bene, ma non è così. In realtà noi nasciamo un progetto di qualche anno fa che si chiamava Fabrizio Frigo and the Freezers. L'abbiamo accorciato, abbiamo fatto una sorta di razionalizzazione. sì, certo, perché l'abbiamo un po' dovuto fare. Ci hanno obbligato anche altre collaborazioni che abbiamo fatto con la nostra etichetta. E quindi un po' siamo stati costretti, un po' l'abbiamo fatto volentieri perché era un nome un po' fuorviante, difficile da ricordare. Siamo rimasti con Frigo, che comunque era parte di noi. Corto e efficace. Assolutamente efficace, appunto. Quando nasce il vostro progetto artistico? Nasce 2 anni fa? 2006. No, 2016. Tre anni quindi... fa. E qual è il primo evento importante che vi ricordate fatto insieme? Quando siamo nate. Basta. Siamo quattro gemelli. Siamo quattro gemelli. È vero. Non si vede. No ragazzi, no ragazzi. Infatti, io sto su una sedia, ma... Va bene, ascoltate, quanta fatica avete dovuto fare adesso? Per nascere. No, per nascere. Ma... No, per nascere, però per riuscire a partecipare a cose più o meno importanti, perché ho visto che avete vinto anche diversi concorsi. Ma è fatica. Fatica no, è stato un piacere, perché noi non abbiamo dovuto fare altro che fare le cose quello che ci vi piace. Quindi però, abbiamo... a volte si sentono tantissimi artisti, no? Dire che magari non da subito è stato semplicissimo riuscire a avere il coraggio, perché ci vuole anche coraggio di fare quello che ci piace. Ma stiamo facendo ancora fatica allora. Allora ecco. La strada è lunga, ancora stiamo facendo una galetta. 8 ore di fila è stato grosso modo 3 anni e mezzo fa. Dalla nascita. Prima di nascere. Prima di nascere avete dormito. Quali sono le aspettative per stasera ragazzi? Le aspettative sono altissime perché è un palco stupendo, è una location bellissima, ce l'aspettavamo, un po' conoscevamo insomma l'eco di questo festival e quindi ci aspettiamo tantissima gente, grande entusiasmo sotto il palco e sicuramente noi ci metteremo il nostro e faremo una gran serata. Ok, quali sono gli appuntamenti futuri nei quali possono seguire? Pagine Facebook, pagine Instagram? Su Instagram su Frigo Wow. Wow. Sito wow con le doppia W. Certo, spero wow. Che lo sappiano. E appuntamenti futuri che vi ricordate così? Guarda, così su due piedi ti dico subito settimana prossima, il 7 luglio a Firenze con i Bowland alla manifattura tabacchi, quindi se qualcuno fosse esatto. A Firenze o nelle vicinanze. Andate. Il 6 luglio a Livorno, la sera prima. Ok. E il 19 sempre in Toscana a Monte Spertoli, a Rocco Monte con i Diaframma. Ok, allora mi raccomando ragazzi, seguiteli e noi vi aspettiamo stasera perché aprirete la serata, giusto? Sì. Ok, quindi la cosa che vi dico è un merda, merda, merda e ci vediamo dopo. Merda, merda, io sarò dall'altra merda. Parte e voi sarete qui però. Merda, merda, merda. A dopo. Ciao, ciao. Ciao.